Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo. Riapriamo le porte di Casa Kiss Kiss qui a Sanremo. Pippo, con noi c'è un ospite. Ma certo che c'è un ospite, ma che performance avete fatto ieri sera? La Nigna, benvenuta insieme a Big Mama. Benvenuta con noi. Grazie mille. Beh, cioè, allora, ti stavo dicendo che da casa, o comunque anche da Casa Kiss Kiss, dove stavamo guardando il festival qui giù, è arrivata una bellissima sensazione di festa mentre eravate lì sul palco. Poi, le ho detto, ognuna di voi avrà avuto sicuramente le proprie emozioni, ma vi stavate divertendo, tanto si avvertiva questo guardandovi. E quando ci si diverte, penso che in questo tipo di lavoro viene tutto fuori meglio, no? Corretto, giustissimo, ci siamo veramente divertite molto. Allora, però andiamo un pochino indietro nel tempo. Sì. Allora, quando è arrivata la telefonata? A me incuriosisce sempre sapere, e me lo sono chiesta tante volte ieri durante questa meravigliosa serata delle cover, dei duetti, come si arriva poi a collaborare insieme? Perché quando ti arriva una proposta di questo tipo è una proposta importante, no? L'hai vissuto così? Assolutamente, ero anche abbastanza impreparata. Anche perché ero a cena con il mio manager. Sì. La sera in cui ti è arrivata la chiamata? Sì, ero a cena. Ovviamente ricordi il momento esatto. Certo, ero in un ristorante giapponese insieme insomma a Giulio e a Kawasaki Ninja, che è poi il mio produttore. Okay. Stavo facendo questa cenetta così, insomma, molto tranquilla, molto relax. Serena. E a un certo punto mi arriva la videochiamata di Marianna. Ho detto: Marianna Big Mama. Sì, Marianna Big Mama, scusatemi. No, sì, esatto. Noi che siamo sì. molto amiche, quindi non mi viene da chiamarla col nome d'arte. E, sì, mi arriva la chiamata di Big Mama. In genere non te le fa le videochiamate? No, no, lei mi chiama solo così, è pazza. Ah, ok, ok. Allora, era già tutto ancora nella norma. Io sto in bagno e arriva la videochiamata di Big Mama. Amo. Abbiamo anche noi degli amici che ci hanno stabitudine. Sì, quando siamo in bagno anche noi. Videochiamata. No, ma io penso che forse una ha contribuito, cioè questa cosa che lei mi videochiama direttamente, sì. ha contribuito alla mia cotta iniziale per lei. Ah, cioè, ok, proprio, ok. Cioè proprio siamo diventate amiche anche per questa sua attitudine così violenta. Alle dai, videochiamate. Quindi videochiamata, rispondi, esatto, sei rispondo. A cena. Amo, tutto a posto, che stai facendo? Sì, 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 che c'è da fare dal 9 al 6, dal 6 al 9 febbraio? Ho detto, amo, non lo so perché, ma vuoi venire con me a Sanremo? Cioè, io pensavo veramente per come compagni, sì, vieni a vedere un po', che me l'ha chiesto un po' in maniera enigmatica, cioè non capivo, vuoi venire con me? Diciamo, se hai bisogno, cioè. Certo, d'accordo. No, ma io dico sul palco, ho detto, ah, ok. Certo, certo. Ovvio. E poi da lì è cominciata l'avventura. Tutti, c'erano tante anche nostre amiche, Sissi, Gaia. Certo, 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 anche Gaia, cioè, molto, ha messo su un team The Avengers. Ed è stato un momento davvero potentissimo. Bello. Fortissimo, davvero super apprezzato proprio da tutti. Io ho fatto anche un'altra domanda. Tu stai seguendo un tuo percorso musicale, sì. che parte anche da lontano, no? E ti ho detto, come ti poni rispetto a Sanremo? Cioè, ti piaceva l'idea di andare a Sanremo? Ho detto sì. Sì, cioè, sì, cioè nel sì. senso, io penso che ogni a parte il fatto che mi piace l'idea di andare su molti palchi, diciamo, certo. ho tanti sogni che riguardano la musica e performare in generale. Ovviamente Sanremo è un palco importante qui nel mio paese, quindi è inutile negare il fatto che è un'occasione di visibilità, di assolutamente. Portare, amplificare la tua ricerca, il tuo messaggio. Sai che anche Radio Kiss Kiss è un palco quindi, importante? Assolutamente, infatti vedi grazie che è tutto mille conseguenziale. Grazie mille dell'invito, continuate a sostenermi per favore. E noi siamo contenti di averti qua. Tra l'altro Big Mama è sì. proprio un messaggio vivente che arriva sul palco del Festival di Sanremo. Vero. Ieri ha chiuso l'esibizione dicendo: tutte le donne, non abbiate paura, fate sentire la vostra voce. Esatto. Tu, meno male che è stata veramente, cioè ho imparato tantissimo da lei, anche se anagraficamente ha tipo quasi 10 anni meno di me. Ho imparato molto di più da lei che da tante persone molto più grandi di me. E l'amicizia così arricchente anche dal punto, dal punto di vista artistico molto. È sempre importante. Allora vorrei andare un attimo sulla tua cultura musicale, okay. che miscela un po' quella napoletana e anche quella giapponese, che per certi versi sono anche simili. Sì, cioè, così poi ci annunci il pezzo perché lo passiamo su Radio Kiss Kiss, esatto. tuo. Sì, simili nel senso che c'è, cioè, comunque probabilmente, non so, io mi sono fatta questo trip. Ma essendo, diciamo, terre vulcaniche, sì. secondo me c'è qualcosa che ha a che fare con questo tremore della terra che accomuna culture così lontane. Perché poi se vai a sentire gli strumenti, le ambientazioni, cavolo, in realtà, cioè, la distanza si colma subito se presti attenzione. C'è tanto in comune nel ritmo, nelle scale. Nel e quindi modo... tu hai deciso di metterle insieme? Sì, in questo pezzo. In questo pezzo. Il suo cappotto, tra l'altro, è un vinile sciolto. Il cappotto vinilico, un vinile sciolto. Molto sciolto. Ti piace? Molto sciolto. Molto sciolto. La linea con Arachiri su Radio Kiss Kiss. Noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Kiss Kiss a te. Kiss Kiss a tutti. Grazie. Casa Kiss Kiss, in diretta da Sanremo.